Vittoriosa anche quest'anno a Bologna e sola in testa alla classifica. Un successo e una supremazia meritati alla luce di quanto gli uomini di Bersellini hanno oggi mostrato. L'incontro, attesissimo per il buon avvio in campionato di entrambe le squadre, annunciava intensi bagliori ed ha mantenuto questo impegno davanti a una folla record. Altra previsione avveratasi, la partenza veloce dei bolognesi che nel giro di 7 minuti vanno infatti in vantaggio. L'azione sulla fascia laterale è condotta da Paris e Dossena. Bel cross di Dossena e perfetto intervento di Mastropasqua. Le bandiere rosso-blu si agitano con frenesia. Per un po' il Bologna continua ad andare disinvolto all'attacco e costruisce più di una manovra insidiosa. Ecco per esempio al 22esimo un triangolo Chiarugi-Castronaro-Savoldi che Colomba conclude in modo impacciato. Poco dopo comincia ad apparire il cartellino giallo dell'arbitro D'Elia, ottima la sua direzione, cartellino che vedremo altre 3 volte. Il Bologna, sotto la crescente spinta avversaria, arretra con progressiva evidenza, forse nella convinzione di poter così controllare meglio il gioco che cede all'iniziativa dell'Inter. Ma ormai l'Inter, con una geometria impeccabile, è padrona del campo e già nella circostanza che stiamo per vedere manca il pareggio un po' per un errore del suo troppo nervoso numero 11 e un po' per un fortunoso salvataggio. La pressione nera-azzurra non dà respiro e il Bologna al 36esimo è costretto in angolo. Il gol, come si dice, è nell'aria. Dalla bandierina Pasinato, uno dei migliori tra gli ospiti con Bini e Beccalossi. Bini schiaccia di testa, incertezza di Zinetti e palla in rete. L'Inter capisce di poter puntare al traguardo massimo e insiste spavalda all'offensiva. Così non solo segna nuovamente, ma segna con una combinazione che è un autentico gioiello di calcio. Avanza Pasinato che traversa, splendida finta di Altobelli per Beccalossi che con freddezza spara preciso alla sinistra del portiere. È il 41esimo del primo tempo. Quindi Bordon devia un abile pallonetto di Mastropasqua che con Dossena e Paris è stato infaticabile tra i rossoblù. Durante la ripresa è l'Inter che si fa prudente. Sfruttando una maggiore calma ed esperienza riesce tuttavia a mantenere i padroni di casa sotto la costante minaccia del suo contropiede. Savoldi e Chiarugi invece stentano a trovare spazio per lo stretto controllo cui sono sottoposti. Savoldi si fa vivo pericolosamente al 20esimo con questa pronta quanto sfortunata girata al volo e alla mezz'ora quando costringe Bordon a un'uscita a corpo morto. Sempre Bordon, mentre la sua area è stretta d'assedio, ribatte di pugno una fucilata di Castronaro e spegne l'ultimo disperato tentativo del Bologna di riportarsi in parità.